Lo so a cosa pensi. Ho fatto un casino. È colpa mia se Enzo è nelle nostre vite e se ci vuole morti è tutta colpa mia e rimedierò. Ok? Mi è stato accanto quando ero nei guai. Troverò un modo per stargli accanto. Lo salverò. Ce la farò. Ho tralasciato qualcosa, forse. Sono passato da Elena. Lei sta bene? Sì, lo so. L'ho trovata nel campus, l'ho riportata a casa e le ho rimboccato le coperte. Senza un biglietto? Ho smesso di cercare di guadagnare punti per buona condotta. Quello che è successo oggi non è stata colpa tua. È molto nobile da parte tua, ma non è la verità. Beh, in ogni modo è ora che lasci perdere Enzo. Non posso. Per favore, Damon. Non è una tua responsabilità. Che c'è? Solo tu puoi fare l'eroe? O pensi che non possa farcela? Penso che non valga la pena salvarlo. Non sai di cosa stai parlando. Davvero? C'è una cosa che non sai. Per tutto il tempo che sono stato in quella cella, ogni volta che ti incolpavo di non essere venuto a salvarmi, Enzo mi faceva ritornare in me. So che voi due eravate uniti. Enzo mi ricordava che io ero cresciuto con una famiglia, che avevo una famiglia là fuori, cosa che non poteva dire di se stesso. Mi invidiava perché avevo un fratello. Anche un fratello orribile come me. Anche un fratello orribile come te. Ti difendeva pur non conoscendoti. Diceva che era un bene che avessimo delle persone fuori che vivevano le loro vite lontano dall'inferno della Agustin. Persone per le quali aggrapparci alla nostra umanità. Perché le amavamo. E per tutto quel tempo come prigioniero, ogni volta che volevo prendermela con te, Enzo mi impediva di odiarti. Ecco perché devo aiutarlo. Sono in debito con lui. E anche tu.